Benvenuti in un nuovo video svuota la spesa, ma questa volta non è Eurospin ma è Ocean. Sono andata con mia mamma e finalmente dopo 3 mesi sono andata a fare la spesa. Abbiamo preso anche 2 confezioni di gelato, ma raga, non ve li mostro perché dopo si scioglievano tutti, quindi già le ho messe nel congelatore. Iniziamo con la borsa dei surgelati, borsa frigo, perché in questo momento è l'unica soluzione con il caldo che fa. Ho preso 2 confezioni di Exquisia senza lattosio, finalmente. Io adoro i fiocchi di latte senza lattosio. Raga, in totale abbiamo speso 150 euro. Poi ho preso infatti 2 confezioni, io amo l'Exquisia. Poi ho preso 3 confezioni di albume. Eccolo qui, questo qui dell'Aia, semplice albume. Ovviamente è una spesa mista. Mamma ha preso lo stracchino della Bontà Viva. Eccolo qui. Poi Bifidus per mia sorella. Questo qui ho Bontà Viva che ho Bifidus, fibre, avena e noci. Poi ho preso 2 confezioni di yogurt to blend perché sinceramente raga era l'unico in offerta e della Faye. Ho preso gusto fragola e cocco. Sì, scusatemi se sto correndo, è che ragazzi c'è tantissima, tantissima spesa e voglio mettere almeno queste cose in frigo. Infatti, un'altra confezione di albume. Poi ho preso questa qui, sempre dell'Exquisia, che raga è la fine del mondo, è una mousse alla ciliegia. Buono, buono, buona la ciliegia. E sotto c'è anche la confettura. Mamma mia, raga, adoro. Poi ho preso una confezione di burger, questo qui lo vedrete in un video, spoiler, polpette vegetali alle rape rosse. Eccole qua, mamma mia, raga, dell'Anchio. No, non so, raga, il marchio non mi spremo neanche a pronunciarlo. Poi una confezione di ricotta fresca della Vallelata. Sì, eccola qui. Poi ho preso uno yogurt al pistacchio, raga, questo costa un botto, ma l'ho preso perché spero sia verde. Un altro spoiler della Scaldasole, ricorda il gelato, vabbè, pistacchio, Gorg yogurt cremoso biologico. Vediamo un po' com'è. E poi ho preso un altro yogurt a mirtillo ed è questo qui della Sterzing Vipiteno. Vabbè, raga, comunque questo al mirtillo. E con i prodotti frigo, no, ragazzi, deve stare anche un altro. Ah, eccoli qui, altri prodotti frigo. Allora, questo qui, oh, che sono specialità caseare. Vabbè, raga, penso fior di latte. Non si capisce, vabbè, non l'ho preso io, ma sono 3 fior di latte. Sì, penso di sì, oh. Poi ho preso le uova, raga, ve lo faccio detto misto. Le uova, questo qui dell'allevamento a terra, una confezione da 10 uova. Poi, io questi qua sono i Wurstel dell'Aia, Woody, classico, questo qui. Poi, salmone rosa, l'ho preso io, Rio Mare Paté, sempre per un video. Poi mamma ha preso 2 confezioni della Vallée, che è il burro, vabbè il burro raga, non mi voglio soffermare più di tanto. Poi mamma ha preso 2 confezioni, mamma mia raga, volevo trovare la Philadelphia Active o quella greca, ma niente, c'era solo la light che sinceramente no, non ne vale la pena, cioè a questo punto mangio la normale. E infatti mamma, vabbè, ha preso il formaggio fresco, la Philadelphia normale classica. Poi sempre mamma ha preso questi yogurt qui della Fitline, sempre questo marchio un po' strano, oddio mio, mi stava cadendo tutto, meno 50% di 50% di zucchero e ci sono vari yogurt all'interno, tutti i gusti. Poi, in ultimo, un'altra busta è andata, mamma ha preso il salmone norvegese, che a me sinceramente questo qui affumicato non mi fa impazzire come salmone, però lei l'ha preso. Vi faccio vedere un'altra cosa e poi ci ribecchiamo dopo perché vado a riposare tutto e poi continuiamo con lo svuota la spesa. Ho voluto prendere questi mini burger vegetali agli spinaci, sempre di questo marchio qui, oh. Quindi vedremo sempre, li proveremo insieme. E adesso posso andare un po' più con calma. Abbiamo preso anche una confezione di latte, che ovviamente l'abbiamo lasciata in cantina. Ho preso una confezione di pappardelle da 500 grammi russo. Eccoli qui. Poi ha preso il pane da per tramezzini. Questo.
poi ha preso due pacconi enormi di pan di stelle da 1 chilo. Se non sbaglio stavano in offerta. Eccoli qui, oh. Quindi sono 2 chili. Poi una confezione di tonno, 12 confezioni, cioè 12 scatolette della Rio Mare. Io adoro il tonno della Rio Mare, cioè raga, adoro. Poi quando sta in offerta ancora di più. Allora, non voglio far cadere i biscotti. Ok. Zucchero a velo per dolci dell'Ocean. Sì, scusatemi, raga, ma sto facendo tutto veloce. Sono quasi le 6 e fuori c'è un sole che mamma mia. Barilla, farina 00. Poi farina di grano tenero tipo 0, sempre questa qui dell'Ocean. Una bottiglia di olio Bertolli. Ci troviamo bene con questo olio qui. Eccolo qua. Facciamo cadere l'olio, un bel barattolone da 925 grammi della Nutella. Poi ha preso grana padano, sì, si dice così. Poi quest'altro invece Asiago. E infine zucchero a velo vanigliato, sempre dell'Usha. Poi andiamo avanti. Un'altra busta e poi ce ne sta ancora un'altra. Mamma mia, raga, mi mancava tantissimo fare la spesa proprio in un altro supermercato, ma proprio andare di persona. Poi io e mia sorella avevamo una voglia di sangria, quindi abbiamo preso la sangria. Questa qui è la fine del mondo, quindi l'abbiamo presa. Poi io ho preso i Mikado White, sempre per un video. Cioè, raga, vi sto dando troppi spoiler comunque. Questo al basilico della Barilla. Ho preso i... No, raga, dopo questo è sgamatissimo. Il colorante alimentare. Poi ho preso... Cioè, mamma ha preso questo qui per le zanzare, che si sa che sta arrivando il periodo in cui stanno veramente come le bestioline. Ok, raga, ultima busta. Sempre della Russo. Questa qui è la calamarata. Poi 8 panini al latte, queste sono le voglie di mia sorella quando vede delle cose al latte, qui dietro che ride come una pazza. Ovviamente io ho ripreso l'oro, è vero raga, costicchiano, visto che c'erano anche cornetti, però ho detto vabbè. Vanno bene questi qui della misura. Questi qua sono dei crackers integrali con barbabietola e carota nera. Infatti molti mi dite quando ve le faccio vedere nelle storie, ma che cos'è, ma che cos'è, io non lo trovo. Raga, andate all'Ocean che sicuramente li trovate. Non so se pure al Conad, non lo so. Poi ho preso questi qua della Loacker, questi quadratini raspberry allo yogurt. Facciamo prima a fare così. Eccoli qui, oh. Questo sempre tu. Virtual della San Carlo, le preferite di mia sorella. Io ho preso una confezione di Wasa integrale. Queste qui sapete che io non le preferisco, preferisco le original, ma sinceramente, raga, stavano in offerta ad 1,50 euro, quindi mi vanno bene lo stesso. Perché, raga, sapete che costano un botto. Poi una mega confezione Valgrind, sì, pisellini finissimi, ma loro essi nomi, mamma mia, ma chi li sceglie? Allora, poi mandorle, questa qui della Fatina, frutta secca sgusciata, mandorline. Poi uno spritz, sono due spritz. Eccoli qui, a me sinceramente raga non piace proprio, ma non mi piace proprio, ma neanche tipo il ginger, queste cose qua no. Che cos'è? Questo è un liquore alla liquirizia, non vi dico proprio, diavolo nero, non mi piacciono queste cose, preferisco la sangria. E infine ho preso, e abbiamo finito che mi ridi, questi qui della Valfrutta che sono i cannellini. Eccoli qui, 3 confezioni da 400 grammi. Allora, raga, questa è stata tutta la nostra spesa. Io spero che questo video un po' pazzo, un po' veloce, un po' così vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!